La Costituzione italiana pone tra i diritti del cittadino la libertà di espressione. L'articolo 21 dice infatti che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Questa libertà di comunicare ciò che si pensa e si crede, di esprimere il proprio punto di vista, è un pilastro fondamentale di qualsiasi sistema democratico. Al contempo, non va dimenticato, la libertà di espressione, come tutti i diritti, implica anche un vincolo, quello del rispetto del pensiero degli altri. Nella misura in cui io posso esprimere ciò che penso, devo poi consentire agli altri di esprimere il loro pensiero, anche se diverso dal mio. Il valore della parola ha un peso molto importante nel nostro vivere quotidiano. Noi tutti viviamo in un sistema denso, vorremmo dire saturo, di parole. Parole scritte, parole pronunciate, parole stampate sulla carta e inviate tramite il web, tramite i social network. C'è il rischio che questa abbondanza di parole corrisponda ad una perdita di consapevolezza del loro significato e del loro potere. La parola, infatti, soprattutto se parola scritta, ha un grande potere di trasmissione. Ve ne accorgete quando inviate magari un messaggio a qualcuno e poi vi pentite di quello che avete scritto, perché quella parola rimane, può essere letta e può essere riletta, rimane nel tempo. Viene magari la tentazione di ritirare quello che avete scritto oppure di dover immediatamente spiegare, no? Per dare un senso corretto a quello che inconsapevolmente, per esempio, avete inviato a una persona. La parola, in effetti, la parola scritta rimane nel tempo, si presta ad interpretazioni, può rimanere a lungo e passare di generazione in generazione. Allora, di questo peso della parola scritta, i popoli antichi erano ben consapevoli, è un potere forte. E l'invenzione della scrittura ha portato ad una accelerazione straordinaria nella evoluzione delle civiltà. Non è un caso. E non dimenticate che i popoli del vicino Oriente, che ci hanno donato questa pratica straordinaria che è appunto la scrittura, sono poi gli stessi popoli che per primi hanno dato vita alle città. La parola scritta, che poi noi indichiamo come un punto di svolta nella vicenda umana, al punto che consideriamo la nascita della storia proprio come il momento individuato, no? Con l'invenzione della scrittura, la parola scritta si accompagna alla dimensione urbana, quindi alla costituzione di un sistema di vita che è organizzato, è orientato al progresso e al bene di una collettività. Cioè, non è casuale che la scrittura coincida anche con la nascita delle città. Insomma, ci sono degli elementi storici e culturali molto importanti perché riguardano appunto un modo diverso di concepire il tempo, lo spazio, il vivere insieme e il modo in cui una comunità decide di rappresentarsi. Le due immagini che stiamo guardando non potrebbero essere più diverse. Da una parte vedete una famosa scultura egizia. È la statua di uno scriba, cioè di un funzionario dell'antico Egitto che aveva il compito di registrare, di scrivere i fatti che accadevano. Era un uomo importante, al punto che gli si dedica una scultura, questo già ci dà la dimensione, no, del riconoscimento sociale di cui godeva. Ed era importante perché? Perché possedeva la capacità di scrivere, dunque di trasformare un pensiero, un evento, in qualcosa che sarebbe durato nel tempo. L'altra immagine che osserviamo è completamente diversa, un'opera della contemporaneità, è stata realizzata da un artista di nome Emilio Isgrò, che aveva messo a punto questa tecnica particolarissima consistente nel cancellare dei testi. Vedete che la cancellatura in questa, diciamo, pagina che stiamo osservando non è integrale. Ogni tanto emerge qualche parola è stata salvata. C'è una sopravvivenza di poche parole che equivale ad un riconoscimento di quelle stesse parole. Quindi quelle le possiamo leggere, le altre
non le possiamo interpretare. Noi vediamo quelle parole in chiaro e diamo loro una maggiore importanza proprio perché sono isolate, perché non annegano in un mare di altri segni e di altre frasi, hanno più importanza perché sono poche, e riusciamo a leggerle, riusciamo ad individuarle. Allora, queste due immagini così lontane nel tempo, così lontane anche nel loro significato, ci aiutano però a ragionare sul valore che la parola e la comunicazione devono avere nel nostro vivere quotidiano, nel nostro modo di relazionarci con gli altri. Non parole disperse, non parole smarrite, ma parole sentite, parole pensate, parole capaci di comunicare realmente il nostro modo di essere parte di una comunità. Il buon cittadino contribuisce alla dimensione democratica producendo pensiero che le parole possono comunicare. E al tempo stesso il buon cittadino misura le parole che utilizza, non spreca le parole, dà un valore alle parole. Respinge, per esempio, l'uso delle parole malate. Voglio lasciarvi questo messaggio. Ci sono parole malate che a volte entrano nel linguaggio comune per effetto di stereotipi. Sono parole portatrici di significati cattivi, che a volte ci sfuggono perché queste parole sono entrate nell'abitudine del parlare. Ecco perché sono parole malate, perché ci fanno dire delle cose che forse non vorremmo dire, ma che alla fine trasmettiamo. Ci sono parole che entrano nel nostro linguaggio e vengono utilizzate con superficialità. Parole che per alcuni possono sembrare insignificanti, ma che per altri si trasformano invece in lame affilatissime, in armi capaci di offendere, di far male. Emilio Isgrò ha dichiarato che il suo modo di cancellare le parole non equivale ad una censura, ha lo scopo di far riflettere. I suoi sono atti creativi che mostrano il senso e il valore del nostro modo di comunicare. Questo è un messaggio sul quale vale la pena riflettere e ragionare, perché è fondamentale, soprattutto per i giovani, mantenere dall'inizio il controllo della parola e del pensiero, cioè un strettissimo legame tra pensiero e parola. Non dimentichiamo questo valore e ricordiamoci quanto esso sia legato al nostro saper essere dei buoni cittadini.